fattura pare a 0 euro, o al massimo 6 euro, 7 euro, 8 euro, questo diciamo del collocato lì. Quindi in questi casi noi stiamo facendo diversi. Per cui la cosa che volevo sottolineare è il fatto che negli ultimi due anni, in modo particolare, la Core, con un'azione veramente ai limiti della legalità, per esempio di questo termine, andava a prezzo di abitazioni, cambiava il misuratore senza specificare perché lo andasse a cambiare, quali erano, e senza far riscontrare al titolare del misuratore le letture del misuratore stesso, lo cambiava e poi, dopo 3-6 mesi, arrivava un fattore di conguaglio di diverse migliaia di euro. Questo è un comportamento ai limiti del legittimo. Un'altra considerazione che volevo sottolineare a proposito della condotta della Core è il distacco dei misuratori. La Core, prima di operare i distacchi, deve comunque mandare una lettera raccomandata alla persona che ha la morosità, per darle la possibilità di poter sanare la morosità. Invece cosa succede? Che spesso e volentieri queste lettere non arrivano per raccomandata, o non arrivano proprio, o arrivano così per posta ordinaria, dopo 30, 40 giorni, 50 giorni dall'emissione, e succede che si trova nella migliore delle ipotesi con l'operatore della Core che sta per staccare il misuratore. Nella peggiore, che torna a casa, apre il rubinetto, non trova l'acqua, vai a vedere perché non c'è acqua, e si trova con il misuratore staccato e con il sigillo a posto. È chiaro che questo è un comportamento veramente scorretto, perché se io può capitare che la collega non è stata recapitata, oppure qualsiasi tipo di problema, e devo essere messo nelle condizioni di poter verificare e eventualmente realizzare. Non è che mi viene una mattina, esco per andare al lavoro con l'acqua in casa, torno e l'acqua non ce l'ho e devo correre per vedere come devo fare ripristinare il servizio fisico. Noi ci stiamo attivando per tutte queste segnalazioni, perché se è pur vero che è un contratto di somministrazione tra la Core e gli utenti, quindi se io la Core fornisce un servizio dietro corrispettivo di un prezzo, è altrettanto vero che la Core è inadempiente rispetto a quelli che sono il regolamento stesso della Core, quello che lei dovrebbe attuare, è chiaro che noi dobbiamo intervenire a tutela dei cittadini, perché a questo punto, e io ne ho esperienza diretta nel Consiglio Comunale, le istituzioni non parlano ai cittadini. Quindi c'è bisogno di questo scudo, c'è bisogno di una tutela, c'è bisogno di qualcuno che faccia la voce grossa contro queste azioni così, ripeto, ai limiti della legalità. Allora, continuiamo la puntata precedente. Ci siamo lasciati l'altra volta con la nostra mozione presentata in Consiglio. Il Consiglio decide, ricordo che questa mozione d'oggi fu presentata a luglio di quest'anno. È rimasta insabbiata nel silenzio di oggi senza che esistesse alcun tipo di interesse, nonostante l'argomento fosse e fosse doveroso da parte della Regione Campania prendere atto di notizie che la regione stessa gli dava, quindi non venivano da Fiorente, e doveva aver dovuto prevedere la il Consiglio ha deciso che questa nostra mozione dovesse passare per la Commissione Ambiente. La mozione è arrivata in Commissione Ambiente con delle precisazioni che dovrebbero costringere la Giunta e i dirigenti a prendere atto e a mettere in atto tutte le condizioni necessarie per mettere in mora la Core e procedere alla liquidazione. Questo è quello che dovrebbe succedere in un paese normale, in un paese nel quale una regione governata da chi fino a qualche giorno fa manifestava il proprio dissenso rispetto alla questione precedente, perché noi, ricordo a tutti quanti voi, eravamo in piazza qualche mese fa insieme ai sindaci dei paesi vesuviani, tutti i sindaci sbandati con la striscia tricolore per protestare contro la gestione Caldoro. Adesso questa gestione Caldoro che è stato fatto un passaggio di testimone, è stato un passaggio tra Caldoro e De Luca. De Luca nei fatti sta continuando a
perpetrare le stesse scelte scellerate prima loro. La prova l'abbiamo nel silenzio assoluto rispetto a questa vicenda, per la quale non ci serveremo e metteremo in atto tutte le azioni, non soltanto quelle che vengono dalla parte dei cittadini, ma tutte le azioni legali per costringere alla propria responsabilità chi fino adesso si è lavato le mani, ecco, lavato le mani con un sistema di acqua non è proprio il termine giusto, chi ha fatto finta con indifferenza ha sotterrato sotto una montagna di sabbia. Il passaggio tra la legislatura 9 e la legislatura 9 bis, che è questa, è testimoniato dal fatto che questa settimana sarà una settimana fondamentale per quello che riguarda la democrazia di questa regione. Ci troveremo ad approvare con gran fretta e con procedure che probabilmente saranno al limite del legale una legge, che è la legge del riordino dell'acqua, che è la legge fotocopia di quella di Caldoro. Quindi io mi rivolgo a tutti i cittadini del PD che hanno creduto nelle promesse di Luca quando parlava di acqua pubblica. Adesso tirate sul collo a De Luca e occhi aperti. Quello che voteranno quelli che voi avete mandato in consiglio. Rimando a Vincenzo la legge sull'acqua, la legge sugli ordini dell'acqua. Chiaramente parliamo di uno strumento che fino ad oggi senza di una legislazione seria su questo tema generato insieme a questo fenomeno di cui oggi vi stiamo parlando, che è quello degli agrofi. Caldoro in commissione la settimana scorsa ha detto lui stesso che quella legge presentata, il disegno di legge presentata da De Luca e dalla Giunta è la fotocopia di quella che lui aveva presentato. E quindi giustamente ci chiediamo, se c'erano tanti sindaci a lamentarsi del fatto che la proposta di Caldoro non era accettabile, perché questi sindaci adesso non protestano, perché siamo di fronte allo stesso provvedimento e quindi fondamentalmente non è cambiato nulla. Ci è sembrato strano già il fatto che il PD abbia ritirato la propria legge, e questo la dice lunga su come la maggioranza stia andando nella direzione di assegnare le richieste di Luca. Probabilmente ci saranno accordi presi da qualche altra parte, e quindi questo veramente ci mette seria preoccupazione per quanto riguarda il modus che sarà quello di approvazione della legge. Soprattutto perché ci possiamo trovare, noi in commissione abbiamo esaminato già qualche testo e abbiamo visto che quando sono arrivati degli emendamenti che andavano nella direzione della legge e della giunta, sistematicamente la maggioranza, attraverso il Presidente Olivieri in quel caso, ha respinto tutti gli emendamenti. Vogliamo vedere quindi quale sarà l'atteggiamento del PD quando andremo a discutere questo testo. Veramente diventa difficile da parte del PD poi approvare delle disposizioni che in un'altra sede ha respinto. Già questa la dice lunga sulla contraddizione che anima un po' questa maggioranza. Nello specifico della legge, noi abbiamo già detto in commissione, lo ripetiamo, questo pezzo di legge non va assolutamente nella direzione che noi auspicavamo. Toglie potere ai territori perché accentra tutto in questo ente idrico campano che si potrebbe costituire, il quale, essendo l'unico ente che gode di figura giuridica, che essendo l'unica persona giuridica, praticamente allo stesso ente verrà affidato l'individuazione dei gestori attraverso gli ambiti non stretti, così come li hanno dipinti. Quindi questo la dice veramente lunga. Se prima c'era una GORI a livello locale, rischiamo di avere una GORI a livello regionale. Anche perché, non essendo chiaro il disegno di legge, in alcuni punti, in alcuni articoli, è talmente vago che all'interno di questi articoli, all'interno di questa vaghezza, si nasconde l'insidia veramente che si può precipitare in una GORI a livello regionale. Non c'è un qualcosa che metta nero su bianco che la gestione deve essere di carattere pubblico e non ci sono criteri definiti. Chiaramente il rimando a dei regolamenti attuativi veramente pone le preoccupazioni del tesi. L'elemento più preoccupante chiaramente è questo, si toglie rappresentanza ai territori. Andrea prima parlava del caso di San Gennaro Vesuviano, e questo significa che in quel caso non avremo più interlocutori diretti sul territorio, ma dovremo comunque prendere come nostro interlocutore la regione, quindi non c'è un meccanismo di rappresentanza. Non ci sono inoltre forme di partecipazione, dunque in campagna elettorale avete detto che
l'acqua doveva essere una risorsa pubblica e doveva essere tale e dovevano essere favorite le forme di partecipazione. Non esiste un qualcosa che parla di partecipazione da parte dei cittadini che c'è di controllo. Morale della favola, se l'idea di Deluca è quella di incentrare, copiando il modello nazionale, noi non ci siamo chiaramente, quindi saremo in battaglia attraverso il lavoro sugli emendamenti che verrà svolto di qui a breve, attraverso i consigli e attraverso le commissioni. Vogliamo e crediamo che i cittadini devono essere parte attiva del processo decisionale, ci sono comitati che sono battuti per anni e se siamo qui è anche grazie a loro, soprattutto, forse grazie a loro, perché sono quelle sentinelle sul territorio che ci permettono di mettere insieme questo lavoro, di cui poi noi siamo portavoce e lo portiamo nella sede istituzionale. Vogliamo e crediamo che debbano essere garantiti i sindaci, perché sono loro praticamente i primi recettori delle problematiche del territorio e quindi bisogna dare più potere ai territori. Il disegno di legge non va assolutamente in questa direzione, quindi noi siamo pronti a dare in battaglia da questo punto di vista. Chiediamo un ente istituto, perché proprio deve essere istituito, deve svolgere un ruolo solo, quello del monitoraggio che per troppi anni è mancato in questo territorio generando questo fenomeno di cui stiamo parlando oggi. Questo è quello che noi chiediamo alla Giunta e questa è quella della nostra disponibilità a collaborare, c'è, purché si rispettino i criteri del referendum del 2011 nel sancito dell'acqua, deve essere un bene pubblico e non ci si deve speculare, e soprattutto che la Regione, se proprio vuole dimostrare e dare un segnale forte, si preoccupa di fare monitoraggio, che è quello che è mancato fino ad oggi e ci ha presentato un disastro di quello di cui stiamo parlando. Se ci sono domande, siamo a vostra disposizione. Grazie.